Buongiorno a tutti i tifosi collegati, siamo in compagnia di Raffaele Pucino, nuovo acquisto del Bari, ormai esordio e minutaggio. Cominciamo con le domande dei colleghi, partendo da Stefania Di Michele. Prego. Sì, ciao. Ciao. Pochi minuti contro Picerno, Catania e Paganese, poi due da titolari contro Messina e contro il Monopoli. Davvero non ci sono i titolari in questo Bari? E come sentite voi terzini, tu come senti questa sana competizione, perché immagino che sia sana, per un posto tra 11 titolari? Ma innanzitutto buon pomeriggio. Sì, ormai è iniziata così questa stagione della pura verità. In questa squadra non ci sono titolari e nessuno si sente titolare, quindi questo è un grande punto di partenza. Sappiamo tutti che dobbiamo dare il 110% durante la settimana per guadagnarci il posto, perché c'è chi rimane fuori è ugualmente bravo a chi gioca, a chi inizia dal primo minuto. Il minutaggio mi è servito anche perché comunque l'ultima partita ufficiale l'avevo fatta il 7 maggio, non ho fatto ritiro, quindi sono arrivato in condizioni fisiche e ancora ora non sono ottimali, quindi diciamo quel minutaggio mi è servito, soprattutto queste due partite da 90 minuti ci ho buttato dentro un bel po' a livello fisico, che è quello che mi serve in questo momento, perché comunque anche perché il nostro è un ruolo che chiede una prestanza fisica importante, quindi sicuramente mi ha fatto bene. Senti, Bari è un po' era nel destino, insomma, abbastanza facile capire. Hai fatto anche un gol, hai esordito, insomma. Sì, sicuramente ho ricordi che sono stati molto importanti proprio nella mia carriera, perché comunque, lo dicevo prima, è stato il mio esordio in assoluto in Serie B. Ho fatto un gol che ritengo il più bello della mia carriera qui a Bari, purtroppo contro il Bari, però l'ho fatto e non vedevo l'ora, ma semplicemente perché credo che qualsiasi calciatore è affascinato da piazze importanti, nella mia carriera ne ho fatte e credo che ti porta a dare un qualcosa in più. Adesso sei venuto a prenderti la promozione, insomma, la squadra intesa. Ma questo sicuramente, anche perché credo che queste piazze debbano avere veramente l'onore di lottare sempre per qualcosa di importante. E riuscirci in un momento del genere credo che sia un risultato bellissimo. Anche per la tua carriera? Ma sicuramente, anche perché ho disputato due finali playoff per andare in Serie A, una quando era a Varese e una quando era a Pescara, purtroppo non sono riuscito a fare il grande salto, ma sono convinto che quest'anno possa essere l'anno giusto. Sì, Raffaele, conoscendo il direttore sportivo Polito, perché insomma è un direttore che ti stimava e ti ha voluto fortemente qui a Bari, e conoscendo anche poi le difficoltà che aveva questo Bari nel poi ricreare una squadra forte a livello di mercato, ti aspettavi un inizio di campionato così importante da parte vostra? Ma allora, sulla carta c'erano tutti i presupposti per far sì che iniziassimo il campionato in questa maniera, ma gli anni insegnano che con la carta, con le figurine ci fai ben poco, quindi comunque credo che per fare dei grandi campionati e per ottenere dei risultati importanti ci debbano essere varie componenti, e noi credo che in queste partite li stiamo mettendo in mostra tutti, sia dalle qualità tecniche, sia dalla guida societaria, dal gruppo, perché ripeto, si sta creando davvero un qualcosa di importante, e sono convinto che col passare del tempo possa solo aumentare, e credo che questa sia una componente molto ma molto importante. Senti Raffaele, io ho visto nella tua carriera praticamente la Serie C non esiste, insomma, cioè, ce n'è pochissima, forse con l'Alessandria all'inizio. Sì, i primi anni da professionista. E infatti, poi basta, insomma. Sì. Cioè, che universo è questa Serie C? Cioè, praticamente tu a 31 anni stai scoprendo, sono 31, 30 anni, stai scoprendo un universo completamente nuovo, diverso, anche meno tecnico presumibilmente. Che roba è sta Serie C? Ma
come ha detto lei, gli ultimi 10 anni ho disputato 9 campionati di B e 1 di A, anche se ho giocato pochissimo. Quindi ho dovuto prendere la Serie C, sono sincero, difficilmente l'ho seguita, ma non per presunzione, ma semplicemente perché la maggior parte segui la categoria dove giochi, oppure la Serie A, che credo che la seguono tutti. E quindi la prima cosa è comunque calarsi innanzitutto nella mentalità e nella categoria, perché se uno pensa di arrivare a una categoria che non ha mai disputato con presunzione o sottovalutandola, può solo che far danni. Sicuramente a detta di tutti è un campionato difficile, perché vai a giocare su campi difficili, sia proprio a livello di terreno di gioco, ma soprattutto ambientali. Quindi sicuramente un campionato un po' più sporco rispetto alla serie B, come la Serie B magari lo è rispetto alla Serie A. Ciò non è quindi questo ci deve far capire che abbiamo fatto una gran partenza, siamo lì, già con 4 punti di distacco, ma non bisogna mai mollare, perché poi le altre squadre, quando giocano contro di noi, danno il 300%, l'affrontano sempre come se fosse una finale di una coppa importante. Quindi questo ci deve far tenere sempre alta l'attenzione, la determinazione, la cattiveria agonistica, tutto. Prego. Sì, Raffaele, intanto buon pomeriggio. Volevo chiederti che margine di miglioramento ha questa squadra, perché all'inizio no, si pensava, poiché è stato un gruppo che si è formato tardi, il Covid, tante vicissitudini, no, che hanno caratterizzato l'avvio, che ci volesse un po' di tempo per riuscire anche a guadagnare risultati importanti. Invece, in attesa che magari questo processo venga completato, il Bari è lì, a più 4, come ricordavi tu. Però ti chiedo, qual è ancora il potenziale che è rimasto inespresso rispetto a quello che non si è ancora visto sul campo, e il tuo, no? Perché anche da quella parte c'è un bel ballottaggio. Ma sicuramente il valore di questa squadra ancora deve venire fuori, perché sappiamo che tanti giocatori sono arrivati all'ultimo giorno di mercato, magari con una condizione fisica, me compreso, con una condizione fisica ancora non al top. E solo giocando acquisisci la forma fisica. Anche stesso i compagni che c'erano prima, per la questione Covid, hanno avuto delle complicanze durante il ritiro, quindi questo sicuramente non ha permesso alla squadra di lavorare in una certa maniera. Sicuramente, se penso a noi tra qualche giornata, sicuramente vedo ancora una squadra ancora più forte, ancora più completa, ancora più pronta a fare un campionato importante. E quando ci saranno, perché durante un campionato comunque lungo può essere che verranno momenti di difficoltà, ma sono sicuro che mettendoci dentro tante cose, non solo l'aspetto tecnico-tattico, ma tante cose, credo che noi in quel momento ci faremo trovare non pronti, ma prontissimi. E credo che quello sia il momento più importante della stagione, perché chi riesce a tener botta il periodo calante, che è fisiologico, credo che quella squadra sia davvero la più pronta a essere promossa. Prego. Raffaele, la squadra, no, è quella che insomma anche negli anni passati abbiamo faticato a vedere, e dalle piccole cose poi si nota anche il gruppo. Ad esempio, il buon Domenico mi faceva notare che sotto la diretta c'è un tuo compagno di squadra, Emanuele Terranova, che ti scrive: Pucino, smettila, ironicamente. Quindi ti chiedo appunto il rapporto che hai con lui e con tutta la difesa. Ma io con Manu ho giocato a Sassuolo tempo fa, per lui fu una stagione un po' particolare, perché è successo delle cose sia a livello sportivo che familiare un po' delicate. Io sono stato vicino tanto e abbiamo stretto un bellissimo rapporto, tanto che negli anni ci siamo comunque tenuti in contatto, oltre a che giocare contro. La squadra lo vede la gente, lo sentiamo noi ogni giorno quando ci riuniamo, abbiamo poi il piacere di stare insieme, di allenarci, di andare a fare una cena insieme. Credo che queste cose alcune volte vengono sottovalutate, ma credo che facciano parte di,
di un qualcosa che ti possa rendere davvero, possa lasciare il segno. Esatto, e questa è una delle grandi soddisfazioni che abbiamo, perché comunque durante le prime partite avevamo anche questo obiettivo di riaccendere l'entusiasmo magari nei tifosi che venivano comunque da una stagione negativa, da stagioni negative, perché comunque ricordiamo purtroppo che il Bari ha dovuto disputare campionati in Serie D, in Serie C, quindi ripeto, piazze come questa è solo motivo di dispiacere, e quindi ci eravamo prefissati questo obiettivo. Credo che piano piano ci stiamo riuscendo, non solo con i risultati ma anche proprio con le prestazioni, con quello che diamo a vedere. Credo che questo la gente gli fa piacere, ecco. Senti, per tutta l'estate si è detto, scritto e assicurato che Polito avrebbe portato a Bari Brosco, Puccini, i suoi due pupilli. Ci hai creduto anche tu? No, in realtà mi sento di confermare questa cosa, perché appena io e Riccardo, appena è terminata la stagione lì ad Ascoli, eravamo praticamente senza contratto, e posso confermare che c'erano le trattative e sì di arrivare prima qui a Bari. Purtroppo poi per motivi societari, per motivi di mercato, non è potuto accadere, ma si è verificato dopo, sono contento di questo, perché sapevo che il direttore aveva grande stima di me, anche lui mi avrebbe voluto portare prima, parliamoci chiaramente, sarebbe stato tutto più semplice, sarebbe stato sia per me e sia per le dinamiche, perché comunque avrei fatto il ritiro, avrei passato più tempo insieme ai compagni, avrei conosciuto meglio il mister, quindi comunque mi sarei ambientato prima. Però devo essere sincero che, pur essendo arrivato praticamente un mese fa, sembra di stare qui da tanti mesi, grazie al lavoro dei compagni e della società. Raffaele, sei verificato solo parzialmente, solo per te? Solo per me sì, perché l'altro si è sistemato da un'altra parte. Raffaele, in estate hai dichiarato che insomma tu non avevi mai preso in considerazione nella tua carriera di scendere di categoria, anche se la piazza era importante. Hai ricordato anche un'offerta che ti era arrivata da parte del Parma. Possiamo dire che l'esperienza in questo caso ti ha aiutato e adesso hai deciso di scendere magari di una categoria, però di arrivare in una piazza che ha obiettivi importanti. Hai imparato, diciamo, da questa esperienza. Sì, è vero, l'ho dichiarato, perché in passato mi è capitato, l'anno che ero a Vicenza, a gennaio, di ricevere la chiamata del Parma, perché all'epoca l'allenatore era D'Aversa, che io avevo avuto gli anni precedenti. E erroneamente, quell'anno comunque avevo fatto 3 gol fino a gennaio, ero di proprietà del Chievo, feci una scelta di non scendere di categoria perché mi sentivo un giocatore importante per la Serie B e che aspirava a fare il grande salto. Quindi col senno di poi tutto diventa tutto più semplice. Quest'anno credo che sì, col passare degli anni, con l'esperienza, a mente lucida, anche se devo essere sincero, ho accettato di scendere di categoria semplicemente per due motivi. Uno è Bari e l'altro è il direttore, perché ho parlato anche sinceramente con lui quando appena è finito il campionato e lui mi chiamò per portarmi qui. Io avevo detto che anche davanti a delle proposte della Serie B avrei avuto piacere a venire qui, come ti posso dire tranquillamente, lo dico perché non sono venuto a Bari per soldi, per l'aspetto economico sono sincerissimo, non sono venuto qui per questo. E come se mi fossero arrivate altre proposte dalla C, ti dico con molta sincerità che le avrei rifiutate, perché la scintilla era questa, era di venire a lottare per qualcosa di importante, per riaccendere, per rimanere nella storia, perché credo che quest'anno, se raggiungiamo l'obiettivo che vogliamo, credo che possiamo rimanere nella storia del Bari, e credo che questo è un grande motivo d'orgoglio. Ringraziamo per averci dato il titolo, Raffaele. Per?
Per averci dato appena il titolo. Ah. Senti, due cose. La prima, intanto per rimanere per andare nella storia, quanto è importante vincere domenica? È vero, siamo alla settima, alla ottava giornata, è vero, siamo all'inizio, tutto vero, non conta niente, la classifica non la vediamo, la vedono tutti la classifica, tranne quelli che parlano, gli altri vedono tutti la classifica. Perché è determinante? Certo. Quanto è importante battere anche la Turris e allungare ulteriormente? Perché qui lo step è determinante, siamo all'inizio, però l'anno scorso la Ternani cominciò a correre dopo un po' e non si è fermata più. È inutile nasconderci, è una partita più importante di quella di domenica. Domenica era importante perché comunque affrontavi una squadra che ti era dietro di pochi punti, una squadra che è partita magari con i presupposti anche lei di lottare per un determinato campionato, e domenica diventa ancora più importante, perché comunque trovi una squadra in salute, trovi una squadra che è lì, tu metti ancora più consapevolezza di quello che puoi fare e dai un segnale davvero importante anche a chi ti sta dietro, perché magari chi c'è dietro in questo momento può pensare, visto che comunque anch'io ho sentito varie dichiarazioni di chi ci sta dietro, di altre persone che addirittura danno favorite altre squadre rispetto a noi, avranno i loro motivi sicuramente, come chi adesso pensa che noi magari siamo lì per chissà per quale motivo, che non sia dettato invece dalla nostra qualità, dalla nostra mentalità, dal nostro gruppo e tutto. E credo che vincere domenica dia un segnale importante anche a queste tante voci che ci sono. Voci esterne, ripeto, non qui. Però visto che comunque sto sentendo in queste settimane parecchie persone che parlano, che danno addirittura qualche squadra più favorita rispetto a noi. Meglio se li fa essere più felici, meglio così. Noi sinceramente credo che per essere qui bisogna essere giocatori che si prendono le responsabilità, si prendono le pressioni e sanno cosa sono venuti a fare qui a Bari, quindi sinceramente essere ritenuti i favorevoli sicuramente non è che ci dà pressioni in più o ci dà problemi. Prego, in chiusura. Sì, Raffaele, vorrei, visto che mi piace molto il tuo modo di raccontare la tua vita professionale, anche dei retroscena, devo dire, abbastanza curiosi, ho visto un'immagine nel backstage della partita realizzato dal Bari, non so se è inaspettata, però mi ha colpito moltissimo rispetto anche all'apparente freddezza, tra molte virgolette, di mister Mignani, nel senso che davanti ai microfoni appare in un modo molto, no, sulle sue, con grandissimo equilibrio. Ho visto un gesto davvero fortissimo nel tunnel che porta allo stadio, il 5, vi ha dato il 5 ad ognuno di voi dopo la partita, con una vigoria, una forza davvero incredibile, no? Un gesto che credo andasse molto oltre il darvi il 5. Ti chiedo di raccontarci, anche se ne voglia, proprio il rapporto con l'allenatore e come la squadra vive nello spogliatoio il rapporto col suo allenatore. Ma io credo che quando si parla di gruppo, di squadra, di creare un qualcosa di sano, di pulito, credo che dietro a tutto questo non ci siano solo i calciatori, ma c'è una società. Quando parlo di società parlo dal presidente che dopo la partita di domenica era emozionato quanto, anzi forse più di noi, parlo di tutta la gente che lavora dietro le quinte, che magari spesso sono non vengono menzionati. Parlo del direttore, perché io l'ho vissuto in tre vesti, l'ho vissuto da compagno di squadra, da amico, perché comunque essendo compagno di squadra avevamo un rapporto extracampo, e l'ho vissuto come direttore sportivo. E quello che mi ha colpito di più è che ha mantenuto, è sempre stata la stessa persona, e credo che questo sia un grande pregio a livello sia proprio umano che lavorativo. E poi c'è il lavoro del mister e dello staff, perché credo che la gestione nel calcio sia molto molto importante. Poi ovviamente il mister deve mandare in campo 11 giocatori, quindi magari ci sarà chi di partita in partita
è un po' meno contento di non giocare, ma ripeto, sempre quella sana competizione, sempre quel sano dispiacere, perché qui lo posso garantire, nessuno in questo momento sta pensando alle cose sue, quindi credo che dietro a tutto questo, questa parola squadra, gruppo, ci sia tanto anche del mister, perché ricordiamo che lui è a capo della squadra e noi da persone intelligenti dobbiamo facilitargli anche il compito, perché ripeto, noi, secondo me, fare l'allenatore non è facile, devi avere a che fare con tante teste, devi prendere delle scelte importanti, e quindi credo che il merito è giusto che venga dato anche al mister se si sta creando un qualcosa di importante. Quindi vorresti giocare sempre meglio. No, ripeto, veramente, non sono le classiche frasi fatte, ma io ne ho girati tanti di spogliatoi e posso garantire che come questi ne ho visti pochi, perché veramente ci sono tante cose belle, c'è soprattutto il piacere di venire al campo, di passare del tempo insieme. Cosa non scontata, perché qualcuno si pensa che vivendo tante ore insieme possa essere una cosa scontata, ma in realtà non lo è. È solo chi lo riesce a fare, ma con grande sincerità, perché poi a fingere sono bravi tutti, a fingere di star bene con una persona sono bravi tutti. E invece noi in questo momento quello che si respira è che... Purtroppo, soprattutto in Italia la base di tutto sono i risultati, quindi, e ripeto, anche quando non dovessero arrivare i risultati, noi dobbiamo essere belli compatti, e questo serve a essere squadra, questo serve a essere un ambiente sano, è quello che poi alla fine arriva. Ringraziamo Raffaele Cucino, lo lasciamo all'allenamento, buon lavoro, buona giornata.